Nella sua esistenza l'uomo si è posto sempre svariate domande. Cosa c'è dopo la morte? I misteri delle vecchie civiltà e i progressi delle nuove tecnologie? Siamo sempre alla ricerca di risposte, ma la vera domanda è: sei un maschio o sei una femmina? Ciao a tutti ragazzi, io sono Maruco e oggi facciamo un grandissimo salto verso la mia infanzia, che ha visto il fenomeno Pokémon svilupparsi fin dall'inizio. A 6 anni avevo il mio album e scambiavo le figurine dei Pokémon, guardavo l'anime in TV e soprattutto ho giocato i titoli. Ci troviamo stavolta su Pokémon Online Revolution. E devo dire che la mia infanzia un po' con Pokémon è stata un po' strana, perché appunto avevo l'album, guardavo l'anime, ma non ho mai posseduto il primo Game Boy. Ricordo però che il primo titolo Pokémon che ho giocato è stato Pokémon Giallo, perché mi prestarono il Game Boy. Altra cosa importante per chi ha giocato a tutti i titoli Pokémon, e soprattutto gli ultimi che poi ho ripreso, ho giocato tutti i titoli Pokémon fino a Smeraldo, mentre quelli di quarta e quinta generazione non li ho giocati, ho poi rigiocato X e Y di recente. Questa è una grande novità, perché appunto Pokémon Revolution Online ci dà la possibilità di giocare con altri giocatori in tutto il mondo, è completamente gratuito e vi lascio il link in descrizione. E come tutti i capitoli Pokémon che si rispettino, ci troviamo di fronte al professor Oak. Il gioco è in inglese e ci sta dando il nostro professore il benvenuto, quindi direi di cominciare subito con questa avventura. Benvenuto nel mondo dei Pokémon, il mio nome è professor Oak, tutti mi chiamano professore dei Pokémon, eccetera eccetera. Insomma, il solito messaggio. Perfetto. Il mondo è abitato da creature chiamate Pokémon, eccetera, eccetera. Insomma, le solite cose. Oh! Intanto dobbiamo crearci il personaggio. Oh, perfetto. Almeno gli occhi azzurri ci sono. Benissimo. Andiamo su OK. Benissimo. Let's go in the Pokémon world, diciamo. Oh! Eccoci qua. Intanto guardiamo un po' lo schermo per vedere un po'. Partiamo da... quassù, ci fa vedere che è giorno, credo ci sia giorno e notte. Qua possiamo già comprare delle cose, perfetto. Mount. Su Pokémon Revolution possiamo appunto acquistare dei Pokémon che ci trasportano, un po' come il Gogoat, se non sbaglio, in Pokémon X e Y. Ma sono cose che vedremo più avanti, anche perché ci serviranno dei crediti che in questo momento non abbiamo. Abbiamo poi PvP. Perfetto. Lo zaino, il Pokédex, la scheda allenatore, social. Perfetto, qua abbiamo anche una piccola chat. E come vedete ci troviamo nel nostro mondo, che è pieno di altri giocatori che appunto giocano da tutto il mondo. Quindi io direi di cominciare subito e vedere un po' cosa ci aspetta. Ok, proseguiamo e andiamo al laboratorio, quindi. Prima a casa nostra e poi nel laboratorio. Intanto qua c'è un Pokémon che dovrebbe essere un Linor. Scusatemi se farò della confusione con i nomi, ma... oh, intanto qua c'è un Mew. Cos'è questo? Mew. Esatto. Oh, si è spaventato. Perfetto. E dovrei tornare a casa, perfetto, da mia madre. Ok, l'abbiamo capito. Oh. Intanto qua c'è uno scontro. Ah, abbiamo trovato nostra madre. Ok. Perfetto, stavo guardando la battaglia Pokémon, che credo si stia disputando fra Drake, dei Super 4, se non ricordo male, e Rosso, il protagonista dei giochi, dei primi giochi Pokémon, ovvero quelli ambientati accanto. Cioè, non accanto, ma accanto. Non accanto a noi. E infatti si stanno sfidando un Mega Charizard X, se non sbaglio, e un Dragonite. Aspetta. Drago Meteora. Meteora Drago. Non ricordo bene la mossa in italiano. E intanto nostra madre si spaventa. Oh, così. Perfetto. Siamo arrivati, credo, a casa nostra. Oh, intanto ci sono dei giocatori che hanno il loro primo Pokémon che... insomma, li segue. Ah, perfetto, non le possiamo prendere. Notare che abbiamo uno strumento per fare degli esercizi. Abbiamo il letto, abbiamo un Nintendo GameCube e un PC. Perfetto. E immagino che le stelle ci indichino appunto il percorso. Quindi dobbiamo scendere da basso al primo piano
e credo parlare con nostra madre. Oh, Maruko 90. Benissimo, è bello quando ti chiamano anche con il numero. Esatto, Oak è nella casa, perfetto, ci sta aspettando, benissimo. Andiamo subito. Eccoci qua. Perfetto, arrivati al laboratorio, vediamo un po' cosa ha da dirci il nostro professor Oak. Abbiamo 3 Pokémon qui dentro le Pokéball, ok. Però, come vedete, alle sue spalle abbiamo la Pokéball con il fulmine, che credo contenga il Pikachu. Quindi, in realtà, possiamo scegliere fra 4 starter stavolta. Charmander, e lo so, è stato un trauma anche per me scoprire che non si chiama Charmander, e quindi io sono Akab e continuerò a chiamarlo Charmander. Squirtle, Bulbasaur e ovviamente Pikachu. E ovviamente l'ultimo è Squirtle. Ora, io quando ho cominciato in passato un gioco Pokémon, di solito scelgo Charmander, ovvero il tipo fuoco. Stavolta voglio variare, e anche i capelli mi danno ragione, e quindi vorrei stare sul tipo acqua e prendere Squirtle, anche perché la prima palestra, se è fedele a tutti i giochi Pokémon, dovrebbe comunque essere una palestra di tipo roccia, quindi un tipo acqua sicuramente ci darà dei benefici, anche se in realtà avremo un po' di problemi con i Pokémon di tipo erba che incontreremo in giro, ma questi sono dettagli, quindi io direi di partire proprio con Squirtle. Eh sì. Oh. Notare che le musiche sono le stesse e abbiamo ricevuto Squirtle. Oh, benissimo, ci sta parlando della storia dei... Esatto! Ci ha dato il Pokédex, quindi la nostra agenda virtuale dove ovviamente annotare tutte le informazioni dei Pokémon. Insomma, credo che sappiate benissimo a cosa mi riferisco. Questo è stato... Oh, intanto è notte, sono le 22. E infatti utilizza l'orario normale. Ok, ricordo perfetto che di dover parlare con mia madre prima di andarmene via. Quindi dobbiamo tornare a casa e parlare con nostra madre. Intanto sto facendo tutto da solo. Perfetto, andiamo a casa da soli. Eccoci qua. La cosa particolare di Pokémon Online Revolution è che tutti i giocatori del mondo hanno una sola madre. E questo potrebbe far scaturire nella mia mente malata le peggiori battute scontate. In realtà, quella che mi viene in mente è che in effetti un ditto è un dilettante rispetto a nostra madre, perché ha tantissimi figli, povera donna. Eccola qua. Forse ci darà le scarpe da corsa, vediamo un po'. Speak, perfetto. Ok, diciamo che le emoticon rendono tutto più strano. Comunque sì, ci sta parlando della responsabilità di viaggiare alla mia età, ma in realtà io sono grande perché ho 10 anni, eccetera, eccetera. Insomma, le solite cose. Ok, direi di andare veloci. Oh, un cuore. Ora voglio vedere però se posso sbloccare le Pokéball al secondo piano, perché ci diceva che prima dovevamo avere un Pokémon. Esatto, abbiamo appena preso 5 pozioni e immagino 5 Pokéball. Perfetto, immaginavo bene. Ok, qua in alto abbiamo la nostra squadra, come vedete composta solo da Squirtle. Abbiamo 10.000 crediti. Ah, però, perfetto. Però se io voglio comprare qualcosa, esatto, devo controllare questo, che in realtà ci sta per coins, appunto. Quindi dobbiamo guadagnare anche dei coins. Forse li guadagniamo battendo gli altri giocatori, non lo so. Grazie, ci ha appena dato dei patetici. Eccola qua, la nostra prima battaglia, Eevee contro Squirtle. Devo dire che lui è un tipo normale, quindi in realtà ce la giochiamo abbastanza bene. Allora, come attacchi abbiamo questi due. Grazie. Beh, lui però è un livello 3, io sono un livello 5. E direi di continuare su questa linea, perfetto. Intanto qua la chat scorre, c'è gente, Epic Win, Arcanine, tantissime cose. Io sono un nabbo praticamente, ho appena cominciato. Però spero di capire meglio come va. E spero soprattutto che gli accessi siano molto molto più veloci, perché davvero accedere al server è qualcosa di assurdo. Benissimo, abbiamo vinto la battaglia. Abbiamo guadagnato 73 punti esperienza e siamo già saliti a livello 6, grazie. Ora c'è da capire... Ecco, lui è già arrabbiato. Voglio capire però se abbiamo vinto qualche coin. Qua abbiamo anche una sorta di inventario che ha 4 slot.
Oh, ci siamo liberati di Jackson. Eccoci qua. Benissimo, possiamo già cominciare. Intanto immagino di dover livellare e catturare qualche Pokémon prima di giungere alla prossima palestra, o meglio, la prossima città e la prima palestra. Quindi, eccoci qua. No. È davvero fedele all'originale, perché i Rattata sono una piaga insostenibile, però ci servono per allenarci. Ora, io ho anche delle pozioni, immagino però che se torno a casa... Oh, intanto qua ci sono anche temporali, faccio un Raichu, perfetto. Dicevo, immagino che se torno a casa la madre dovrebbe curare la mia squadra, se è fedele all'originale. Io però scapperei. Eccoci qua, parliamo con lei che magari ci cura lo Squirtle e poi possiamo partire più tranquilli. Ok, Squirtle ha ripreso tutte le forze, ci ha fatto i complimenti per aver scelto lo Squirtle. E cominciamo il viaggio. Ed eccoci di nuovo qua. C'è da dire anche che, avendo visto le mega evoluzioni, immagino che il Pokédex sia aggiornato alla sesta generazione. Oh, uno Spinarak. Quasi quasi lo catturerei. Ovviamente saranno Pokémon poi in realtà provvisori, perché più avanti andrò. Ovviamente poi farò la mia squadra. C'è da dire anche che io uso una tecnica quando ho giocato, ho usato sempre la stessa tecnica, ovvero quella di fare una squadra di 6, mutatipo, cercando di avere tutti i tipi di Pokémon possibili, in modo da avere un po' le spalle coperte con tutti gli avversari. C'è da dire anche che però questa strategia non è vincente, perché se mi ceppano il Pokémon giusto, poi ne ho 5 inutili contro quel tipo, quindi in realtà non è poi così facile. Intanto, quasi ucciso Spinarak, che direi a questo punto, prima che lui mi ammazzi, di provare a utilizzare la Pokéball e provare a catturarlo. Perfetto, prima cattura abbiamo catturato uno Spinarak, grazie. Possiamo anche andare via, grazie. C'è gente che ha già dei Charmeleon. Molti Charmander. C'è da dire che ovviamente Charmander o Charmander va per la maggiore. In effetti è il Pokémon credo più utilizzato. Oh, intanto... Sì, questo cercherò di catturarlo. Un Pidgey serve sempre, di livello 2. Quindi dobbiamo anche impegnarci un po' per farlo livellare. Credo mi ammazzi. Credo proprio di sì. Forse no, lo ammazzo io. Oh, perfetto, grazie. Ci ha ammazzato. Allora a questo punto... mando Spinarak e cerco di catturarlo. Come vedete però è passata un'allenatrice a cavallo di un Arcanine. Quindi come vi dicevo, in questo gioco hanno ripreso un po' la logica del Gogoat di X e Y e quindi possiamo cavalcare i Pokémon. Intanto, che sto facendo? Andiamo sullo zaino e proviamo a catturare Pidgey. Perfetto, abbiamo catturato anche il nostro terzo Pokémon. Abbiamo al momento Squirtle, Spinarak e Pidgey. Ora il mio compito sarà quello di livellarli un po' prima di giungere alla prossima città e quindi alla prima palestra, che credo abbia come protagonista Brock. Quassù inoltre abbiamo la mappa. E la mappa, questa qua ovviamente è Kanto, però abbiamo diverse regioni. Guardate un po', questa dovrebbe essere quella di Diamante e Perla, se non sbaglio. Sì, perché ci sono dei posti innevati. Questa dovrebbe essere quella di Rubino e Zaffiro, se non sbaglio. Insomma, sono un po' arrugginito. Comunque abbiamo diverse mappe, ovviamente, da scoprire. E direi che però con questo episodio ci possiamo fermare qui. Come sempre mi rimetto a voi. Questo è stato un bel salto alla mia infanzia. Siamo tornati un po' indietro, un gioco leggero. Come vedete sto cercando di portare diversi generi, perché come vi dico sempre a me piace giocare un po' tutto. E non mi dispiacerebbe continuare l'avventura insieme a voi. E anzi, visto che metterò il link e se volete anche provarci, non mi dispiacerebbe neanche incontrarvi nel server blu. Quindi abbiamo la possibilità di giocare anche insieme. Quindi giocare una partita insieme. Fatemi sapere che ne pensate. E quindi fatemi sapere anche se vorreste altri video di questo genere. E magari, perché no, anche una serie. Come sempre sarete voi a deciderlo. Ma per il momento ci fermiamo qui. E come sempre vi invito a mettere un mi piace. Se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale. E fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi do l'appuntamento al prossimo video. E vi dico ciao a tutti.